Allora, siamo in diretta, mi pare. Buonasera a tutti, prima di tutto ai nostri ospiti, Giorgio Fontana e Paolo Di Paolo, e spero che sarete molti a seguirci. Se volete potete commentare il dialogo che ci sarà tra Giorgio e Paolo sul libro di Giorgio Fontana Prima di noi. Nella chat che avrete appunto, che vi sarà evidente. Allora, noi, sia come io personalmente, anche come associazione, siamo davvero contentissimi di avere due amici. Paolo è veramente amico di lunga data, perché mi sono ricordata, Paolo, che ti ho incontrato la prima volta per il libro Mandami tanta vita. Ci incontrammo al Sì. liceo Umberto perché andavamo a parlare per l'appunto del tuo libro. E Giorgio Fontana invece l'ho conosciuto in occasione di Morte di un uomo felice, sempre della Stellerio, e abbiamo presentato la Feltrinelli con Armando Spataro. Ti ricordi? Fu anche una No. presentazione molto commovente e emozionante, direi. E quindi sono tra l'altro due scrittori giovani, come dicevamo prima in una chiacchiera con Giorgio, degli anni 80. Uno è dell'81 e l'altro, Giorgio è dell'81 e Paolo è dell'83. Sono questi mitici anni 80 che sono anche gli anni dell'ultimo libro di Paolo, Lontano dagli occhi. Ora, mentre Paolo è abbastanza conosciuto dai nostri lettori, dai nostri ascoltatori, Giorgio un po' meno, anche perché Giorgio si tiene molto lontano dai social, e non credo onestamente per snobismo, poi casomai ci dirà. Lui ha comunque un suo blog, per cui lo si può seguire tranquillamente. E Giorgio Fontana ha incominciato con una rivista, se non sbaglio, che si chiama Eleanor Rigby. Sì, si chiamava ormai. E lui, questo gruppo della rivista, lo definisce come una banda, dice così, era un po' fuori di testa. Ma Giorgio l'abbiamo conosciuto ed amato per due libri prima di quest'ultimo, cioè il libro che abbiamo presentato era Morte di un uomo felice, e poi anche per Legge Superiore del 2011, ed entrambi avevano al centro un magistrato. E Morte di un uomo felice ha avuto anche il Campiello nel 2014. E stamattina, guardando un po' di interviste su Giorgio, ho scoperto, perché non lo sapevo proprio, che lui è anche lo sceneggiatore di Topolino, che veramente, cioè, sono due mondi che mi sembrano molto diversi, ma lui racconta che è stato amante di Topolino fin da piccolo, e quindi è stato per lui una cosa molto bella poter fare lo sceneggiatore di Topolino, poi anche autore di questa rivista, di no, di questa rivista, scusatemi, di questa graphic novel Lamiere. Mi pare che tu sia andato anche a Nairobi, se ti mi sembra di Sì, aver. esatto, è un reportage a fumetti a sei mani su Sì. questo Ok. slam di Nairobi. Allora, arrivo molto rapidamente a Prima di noi, ma voglio subito lasciare la parola poi a Paolo e Giorgio. Prima di noi, che io ce l'ho proprio qua, perché l'avevo, devo dire la verità, scaricato per leggerlo più agevolmente. Si vede? Sì. Sul Kindle, ma poi me lo sono andato a comprare anche cartaceo, perché dico, è vero che questo è uno spazio libreria virtuale, però facciamo vedere anche il libro cartaceo. E è un grosso romanzo storico, e noi non siamo tanto abituati in Italia a questi romanzi così corposi di 900 pagine, però vorrei dire che chi si accinge a leggerlo non deve spaventarsi, perché in realtà la lettura ti prende immediatamente, il ritmo è veloce, ci si affeziona ai personaggi, e
e ci sono pagine molto belle dedicate ai paesaggi, ma anche al mondo del lavoro, quello dei campi e poi soprattutto quello della fabbrica, gli scioperi degli operai a Milano. Io ancora naturalmente non l'ho concluso, sono arrivata a pagina 343, quindi mi accompagnerà in questi giorni e sono contenta perché la sera per me è una bella compagnia. Ti volevo giusto chiedere un'ultima cosa, personaggi come Domenico, personaggi molto particolari, mi hanno fatto pensare ai personaggi di Dostoevskij, come il principe Mishkin dell'Idiota o anche Alyosha dei Fratelli Karamazov, in questa sua bontà infinita, volersi addirittura fare del male appena che si vedeva qualcuno soffrire, cioè un particolare tipo di proprio il buono. E volevo capire se era stata una fonte di ispirazione, mi pare che comunque tu citi Dostoevskij. E poi credo che una domanda percorra un po' tutto il romanzo ed è se le sfortune, gli errori dei padri debbano di necessità ricadere sui figli e se è possibile liberarsene. Detto questo mi taccio, scompaio anche e ascolto con veramente molto volentieri, con grandissimo piacere, Paolo e Giorgio attorno a questo libro. Grazie, grazie mille. Intanto io rispondo, Paolo, se vuoi Paolo io rispondo intanto alle domande di Marina brevissimamente. L'influenza di Dostoevskij in quelle pagine è palese, nel senso che è stato sia Mishkin che Alyosha Karamazov sono stati due modelli per creare Domenico e più in generale Dostoevskij è un'influenza forte su tutto quello che faccio, ovviamente poi lui rimane Dostoevskij, io sono soltanto Giorgio Fontana, però sono riconoscibilissimi i modelli. E quanto all'altra domanda, se le colpe dei padri ricadono sui figli, la risposta è il romanzo in quanto tale, no? non ho risposte da dare se non quella narrativa. Allora, Marinella ha già detto alcune cose su Giorgio Fontana, io vorrei naturalmente sottolineare proprio da sostanzialmente coetaneo un'attenzione al suo percorso che non solo io ma anche molti scrittori della nostra generazione hanno avuto nei suoi confronti, perché si è, credo, imposto come uno degli scrittori proprio perché più schivi da un certo punto di vista, dal punto di vista, chiamiamolo pure mediatico, più interessanti e più coerenti, cioè mi sembra che il tuo percorso sia un percorso di grande rigore, di grande coerenza. Questo naturalmente non c'entra solo col dato estetico, mi verrebbe da dire che c'entra con un dato etico, che poi è un punto che ti sta molto a cuore nella scrittura. Credo che questa parola, visto che è stato citato subito Dostoevskij, partiamo alti, cioè la dimensione etica del racconto letterario, che non significa morale o moralistica, significa che c'è proprio dentro una sorta di corpo a corpo con l'ethos come comportamento, come scelta, sia un basso continuo di tutta la tua riflessione narrativa. E quando appunto uno scrittore che non ha vissuto, mettiamo, gli anni 70, cioè che è nato proprio nel decennio immediatamente successivo, è chiaro che la cupezza di quel decennio si riflette proprio sulle premesse del tuo e del mio venire al mondo, perché quella cesura tra 70 e 80 è una cesura lenta, strana, disarticolata, non è che gli anni cosiddetti del riflusso partono in quarta, no? Partono in realtà come reazione luminescente, anche un po' vacua alla cupezza di quel finire di decennio che praticamente precipita pure nel successivo. E quando appunto tu scrivi un libro come Morte d'un uomo felice, beh, lì ci si accorge che non ti interessa, e qua così entriamo già nel discorso di prima di noi, fare il romanzo storico come operazione di restauro. Anzi, devo dirti che tutto quello che ho letto su Prima di noi, cose anche molto lusinghiere, molto belle, perché è un romanzo che è stato molto apprezzato dalla critica, quando leggevo la categoria romanzo storico un po' sobbalzavo, perché non lo so se funziona più, sai? Cioè è ovvio che per capirci bisogna dire romanzo storico, ma se l'intenzione del romanzo storico è un'operazione di restauro, che pure ha una sua forza letteraria, pensa, non so, a certi prodotti del Novecento che ormai magari risultano un po' datati, come Rinascimento privato di Maria Bellonci.
straordinario lavoro, ma è un'operazione di restauro da un certo punto di vista, no? Cioè il restauro di un'epoca, che può essere la vocazione di uno scrittore, anche con risultati straordinari. Dubito che il tuo movente sia l'operazione del romanzo storico, se appunto per romanzo storico si considera proprio il voler rilavorare su un mondo sommerso, su un mondo scomparso. Probabilmente ci sono delle domande che ti implicano nel presente, nel tuo presente, e questa non è nemmeno la smania d'attualizzazione, cioè tutto un, secondo me, un cantiere molto, da come lo interpreto io, un cantiere molto più complesso di quello che magari sbrigativamente ci verrebbe da dire, perché uno dice, vabbè, se non fai l'operazione di restauro, allora è perché vuoi attualizzare certe vicende. In realtà no, e arrivo proprio alla prima domanda. Forse è proprio il titolo che ci illumina sul senso di questo libro, che appunto, come diceva Marinella, è un libro impegnativo nella mole, quantomeno, cioè tu sfiori le 1000 pagine che, da un punto di vista anche e soprattutto di energia, mi lascia abbastanza colpito, cioè l'idea che comunque non è un romanzo che nasce in 6 mesi, è un romanzo che richiede un investimento d'energia di anni, evidentemente, quindi anche un'abnegazione e una dedizione, che pure queste mi attraggono molto, no? Perché quante volte ci saranno stati momenti di senso di disfatta, immagino, no? Giornate in cui dici, vabbè, dai, frulliamo tutto dalla finestra, perché come ci arrivi alla fine di un progetto? Almeno una settimana. Ecco, vedi, e quindi ti lascio subito la parola per dirti che secondo me possiamo partire, di solito sai, quando vai a una presentazione standard, dice, ma partiamo dal titolo, stavolta ho fatto tutto un giro largo per dire questo, poi nei fatti a stringere, nel senso che secondo me quel prima di noi è il punto radicale, cioè io posso capire, voglio capire qualcosa, perché il punto d'arrivo del romanzo è la contemporaneità, 2012. Il romanzo indietreggia di quasi un secolo e probabilmente ha dentro, come dire, il cuore, questa domanda su che cosa implica la staffetta generazionale in termini proprio, come accennava anche Marinella, non solo di colpe o innocenze, diciamo così, ma proprio di dialettica tra padri e figli, tra generazione e generazione. Questa staffetta, che qualche volta, e concludo, è anche un po' meccanicamente raccontata, non nel romanzo, ma proprio nella ricezione del romanzo, come se, diciamo, uno vedesse lo scheletro, ma in realtà la bellezza del romanzo è che non te lo fa mai vedere quello scheletro, cioè è evidente che dal primo personaggio arriviamo all'ultimo e c'è stato un passaggio di tempo e di storie, di padri e di figli, di generazioni appunto, ma alla fine, no? Ti faccio questa provocazione e poi ti lascio davvero la parola. Dov'è che tu, Giorgio, io, Paolo, abbiamo colto il segnale della staffetta tra i nostri padri e noi? Non è che c'è stato un giorno, un momento, un anno, eppure è accaduto. È come se la loro storia fosse entrata dentro la nostra, ed era una storia prima di noi, ma evidentemente è una storia anche durante noi, perché poi, come senti nel romanzo, c'è questo movimento narrativo di avanzare, e naturalmente non c'è mai un momento di scarto radicale, cioè tu senti le epoche, senti che Caporetto non è il 2012, però poi nel flusso, perché ti serve quel tempo narrativo? Forse anche questa potrebbe essere una cosa che magari smentisci, perché se lo concentravi troppo sembrava un disegno, una stilizzazione, se invece tu ti prendi quel tempo fai sentire che da Caporetto al 2012 passano fiumi di ore, prima che ti accorgi che ti sei svegliato 100 anni dopo Caporetto, no? E che là c'era tuo nonno o il tuo bisnonno, lì, a Caporetto. Quel nonno e quel bisnonno che però ha fatto parte pure del tuo presente. Quindi, come dire, questa assenza di soluzione e di continuità forse ci dice molto della tua operazione. Però ti ho messo molte cose sul tavolo, prendi quelle che ti sembrano più interessanti per fare un tuo ragionamento. Io ti ringrazio tantissimo, Paolo, perché hai detto delle cose che mi consentono di mettere sul tavolo delle riflessioni che fanno anche un po' piazza pulita di questa categoria di romanzo storico che io condivido pienamente e non tanto riduttiva quanto errata, a mio avviso, perché in Prima di noi non c'è, benché sia un romanzo totalmente ambientato nel passato, non c'è questa volontà di restaurare epoche anche in successione cronologica, imbellettandole o anche soltanto riportandole in forma così il più linda possibile. C'è ovviamente una grande volontà di attenzione del dettaglio storico, questo sì, perché quando si tratta di rivitalizzare un periodo che affonda nel passato occorre essere estremamente precisi, anche solo per una questione, qua torno al termine che hai usato, che in effetti mi sta a cuore, di etica, in questo caso di etica intellettuale. Quindi se io racconto il Friuli negli anni 40 devo sapere il più possibile del Friuli negli anni 40.
Però la questione della storia, del tempo in Prima di noi è essenziale per questo motivo. Scrivendo il romanzo mi sono accorto che ci sono due dinamiche temporali che lo attraversano. La prima è quella cronologica classica, si va dal 1917 al 2012, va bene, il tempo scorre, le epoche più che susseguirsi trascolorano l'una nell'altra, e qua è quello che giustamente dicevi tu parlando del fatto che lo stesso nonno che era imboscato a Udine negli anni 40 e combatteva sulla trincea di Caporetto, ma poteva essere qualunque altro posto d'Europa, perché l'Europa, ahimè, era in sangue, in guerra. Ha accompagnato anche una fetta delle vite successive, per cui non c'è mai una cesura netta, c'è un passare lento, un trascolorare, appunto. Questo è un lato. L'altro lato è proprio come se invertissimo il romanzo a capo a piedi, e qui nel titolo davvero questo concetto viene espresso, credo, in maniera abbastanza cristallina, prima di noi, ovvero lo sguardo non è più dall'inizio. Dal 17 al 12, ma è come se fosse invertito dal 2012 indietro, piano piano, guardando tutto quello che è accaduto prima di noi, durante noi, il modo in cui queste persone, queste vite, queste esistenze, questi desideri, questi corpi si sono susseguiti, si sono anche combattuti e amati l'uno di fianco all'altro, e per cogliere in ciò che è stato una sorta di, chiamiamola così, di possibile redenzione o di possibile compimento degli sforzi altrui. Qua io mi sono appoggiato proprio, e lo dico esplicitamente perché è stata un'intuizione che mi ha folgorato, quella della seconda tesi sulla filosofia della storia di Walter Benjamin, quando dice c'è un'intesa segreta tra le generazioni passate e la nostra, noi siamo stati attesi sulla Terra. E io, rileggendo quelle pagine splendide, fondamentali, ho pensato che poteva essere una interessante operazione narrativa. Usare quello spunto in chiave letteraria. Benjamin ovviamente ha una intenzione politica, politico-teologica, ma mi sono detto, si può usare questo spunto per provare a raccontare una lunga storia, si può provare attraverso un tempo che sembra andare cronologicamente in maniera classica, da A a B, a C e così via, si può a un certo punto introdurre un meccanismo che ce lo faccia rileggere all'incontrario. E questo, secondo me, non è propriamente il compito del romanzo storico. Cioè, il romanzo storico fa altro, che è ovviamente lecito e ovvio ed è una categoria utilissima. Però, secondo me, qua sono d'accordo con te, Prima di noi non vi appartiene interamente perché ha una complicazione ulteriore nel fattore temporale. Come accennava anche Marinella all'inizio, diciamo che da un punto di vista del tempo storico, ovviamente i personaggi che tu hai immaginato, questi della famiglia Sartori, appunto, no? Di cui noi conosciamo un capostipite, anche se poi l'albero genealogico potrebbe teoricamente anche andare ancora indietro, no? Rispetto al punto da cui tu parti. Anche questa è una sensazione che uno ha, che la storia non comincia dove comincia, cioè che l'operazione di montaggio che il narratore sceglie di fare è decisiva in qualunque racconto, no? Anche quando solo decide di farlo partire e farlo finire a un certo punto. E comunque, appunto, da Caporetto all'altro ieri, effettivamente sono, appunto, come dicevo, 100 anni di storia italiana. L'impressione potrebbe essere anche questa iniziale, solo categoriale, diciamo così, di vicende che scorrono, come si dice, con un'espressione convenzionale di cui potremmo liberarci, visto che di romanzo storico ci siamo quasi liberati, anche di questa vicende che scorrono sullo sfondo delle grandi, dei grandi eventi italiani. No, è tipica questa, se vuoi l'avrai sentita, no? Usare tante volte. E non mi interessa e non mi piace anche questa perché? Perché altrimenti quello sarebbe una scenografia. Cioè, tu a un certo punto muovi dei personaggi davanti all'assassinio di Moro, ai giorni di lotta continua, alle cose accadute l'altro ieri, la crisi economica. E invece quello che tu stai cercando di capire, e che poi tra l'altro è un tema che mi interessa molto, proprio anche direttamente, è che punto di contatto c'è tra quelle che chiamiamo le vite private e la vita cosiddetta pubblica. E allora naturalmente questo punto di contatto è talmente personale, talmente specifico di ciascun componente della famiglia Sartori, che tu non puoi che usare quell'eventuale materiale, diciamo così, di documentazione, finalizzandolo
a che riveli qualcosa di Sartori, dei Sartori, e non di per sé, perché in quel momento c'era lotta continua o in quell'altro momento c'è la guerra mondiale. Cioè, che cosa, non so come dirlo bene, ma secondo me nel romanzo si sente moltissimo questo tipo di intenzione, no? Cioè l'idea che tu devi rivelare qualcosa dei personaggi, non della storia che loro vivono, e quindi in qualche modo qualcosa di davvero strettamente connesso alla loro identità, al loro essere Sartori, padre, nonno, figlio, nipote. Ecco, vorrei chiederti proprio come ti sei difeso dalla tentazione, poi magari leggo una pagina se tu sei d'accordo, ma insomma si tratta di 15 righe per poter avanzare ancora nel ragionamento, poi magari ti chiedo invece alla fine di leggerne tu una, se ce l'hai sotto mano il tuo volumone, ma immagino sì. Perfetto. No, dicevo che appunto mi interessa capire come ti sei difeso dal rischio che comunque secondo me potevi correre, non so se me l'hai detto tu, forse no, ma comunque qualche conoscente comune, che hai buttato anche via molto di questo libro, no? Cioè che c'è stato un lavoro che poi è quasi inimmaginabile rispetto a un libro di 1000 pagine, tu avessi scritto anche di più, quindi sono ancora più stordito e ammirato, ma che hai avuto il coraggio di buttare qualcosa. E non so esattamente che hai buttato, né è importante che tu lo dica, però mi interessa capire come ti sei difeso proprio da questo rischio che la storia diventasse un fondale. Ti ringrazio, è un altro spunto di riflessione utilissimo, perché questo rischio era ovvio. Quando affronti 100 anni di storia, quando muovi i tuoi personaggi all'interno di questo alveo, inevitabilmente innanzitutto devi operare delle scelte molto precise, molto concrete, che come tu sai benissimo, per un narratore sono a volte estremamente problematiche, perché ti dici quanto raccontare di quel periodo e quali eventi scegliere, o anche solo quale, dove tagliare. Quindi questo romanzo è organizzato in parti che hanno delle scansioni cronologiche anche molto diverse, quindi magari la seconda parte copre 9 anni, la terza ne copre 3, la quarta ne copre 2, così via. In generale mi sono atteso al principio kunderiano del fatto che il romanzo è essenzialmente un racconto di esistenze immaginarie individuali, quindi non è un affresco storico, non è un affresco sociologico, non è, Dio ce ne scampi, un trattatello di morale, è una messa alla prova attraverso esistenze finzionali di alcune modalità del nostro stare al mondo. E queste modalità naturalmente sono quelle dei Sartori. Vero è che i Sartori inciampano nella storia come tutti noi, come tutti noi. Una cosa che anche forse un po' per indole, credo, forse ha a che fare con quell'indole schiva di cui parlavi all'inizio, non lo so, però è una cosa che mi ha accompagnato fin dall'inizio della stesura, era quella di affrontare determinati periodi storici scegliendo un taglio un pochino laterale o comunque un po' sghembo, diciamo. Per cui nella Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, i tre fratelli Sartori che l'affrontano sono il fratello maggiore che sostanzialmente fa l'imboscato, non sta né con i partigiani né con il dominio nazista in Friuli, si nasconde, come fecero peraltro anche tanti altri. Il fratello di mezzo che finisce, che è quello di cui si parlava prima, Domenico, il Mishkin, finisce a combattere in Nord Africa, viene rinchiuso in un campo di concentramento francese, che è un'altra storia, a mia memoria, quasi mai raccontata, nel senso nella letteratura, quella dei campi della Seconda Guerra Mondiale in Algeria e dintorno. E il terzo lambisce il movimento resistenziale, ma non ne entra a far parte appieno. Quindi non c'è nessun partigiano Johnny, non c'è neanche nessun caporione repubblichino. Ci sono esistenze un po', non dico normali, perché normali non sono, cosa è normale poi, però sono esistenze che in modi differenti, a volte non diretti, provano a fare i conti con la storia che li riguarda. Lo stesso negli anni 70, l'unica dei quattro Sartori a quel giro ad avere un impegno politico forte è Eloisa, che peraltro milita negli anarchici, che sono una formazione molto particolare, con delle peculiarità strettissime, a volte anche mal raccontate, ahimè, e mentre gli altri tre Sartori si barcamenano un po' nella loro vita privata. E per ultimo esempio, tu citavi l'omicidio, il rapimento in questo caso di Moro, c'è una parte, la sesta, che è brevissima, in cui tutti i Sartori si muovono attorno a, in realtà, una vicenda minore
di terrorismo, mentre l'evento maggiore, quello di cui tutta l'Italia parlava, siamo a metà aprile del 78, chiaramente il rapimento di Moro, è così, è lì di sottofondo, anche con quella orribile noia quasi che dopo un mese di prigionia nell'italiano comune veniva, per cui accendi la televisione, vedi la faccia, leggi il comunicato e dici vabbè, non è ancora cambiato nulla, non si è ancora smosso nulla. E questo mi affascinava perché mi è sempre piaciuto provare a indagare quelle faglie, quelle crepe, quelle dimensioni un pochino meno raccontate della nostra storia recente o meno recente, e che mi concedeva, naturalmente non è solo un ghiribizzo personale, ma mi concedeva anche delle chance narrative così un po' diverse, forse anche più rispondenti al carattere dei Sartori, che bene o male sono tutti un po'... un pochino, chi più chi meno, un po' ribelli, un po' bastian contrari. Fuori dall'operazione appunto di restauro che dicevamo che può essere romanzo storico, una sorta di linea, se non di tendenza, che ho notato nei narratori europei anche un po' più adulti di noi, più grandi di noi, cioè la generazione di mezzo, verso la quale tendiamo, ma ancora c'è qualche margine, e quindi cinquantenni, diciamo così, pensa a Javier Cercas, che è sicuramente uno degli scrittori più interessanti, no? Sulla scena spagnola, quindi europea, ma anche ho visto molti scrittori cileni, per esempio Alejandro Zambra, che è uno scrittore molto interessante, no? Provare a tornare sui nodi appunto del passato nazionale, appunto da una prospettiva che non era di restauro, ma era di domanda radicale su quanto fosse accaduto, quindi che raccontassero una storia di finzione, che recuperassero un pezzo di vissuto personale. Immagino, per esempio, penso soprattutto al libro di Cercas che si chiama Il Sovrano delle Ombre, se non sbaglio, no? Che racconta di uno zio falangista, che poi è suo zio, ma non importa, perché è lo zio di molti spagnoli, uno zio falangista, no? E allora tu che sei venuto dopo, tu che quella storia l'hai soltanto sfiorata, ricostruendo quel pezzo di vicenda, diciamo così, che sta anche dentro la tua famiglia, ma appunto poi il romanzo la spinge oltre, cerchi di capire che cosa è stato, che cosa è accaduto, e in qualche modo te ne formi un giudizio. Questa era la parola a cui volevo arrivare, no? Mi ricordo questa frase di un libro invece di Zambra, appunto, che citavo, il libro si chiama Modi di tornare a casa, la frase che parafraso è legata al fatto che lui si racconta bambino davanti alla televisione quando il generale Pinochet appare e interrompe i cartoni animati. E allora dice, per noi Pinochet era soltanto uno che interrompeva i cartoni animati, mentre, dice lui, questa è la frase, gli adulti morivano o sparivano, noi disegnavamo in un angolo. Allora, questa è una frase semplice, ma è una frase che ti fa comunque, no, sostare un attimo, ti spezza un momento il respiro, come a dire, ma c'è un'innocenza, un'irresponsabilità anche durante noi, cioè certe cose non le sappiamo, non le sappiamo ancora, le sappiamo poco, le sappiamo male, no? Ma intanto la storia appunto accade e spesso c'entra dentro casa senza che noi ce ne avvediamo. Anche questo accade in prima di noi, cioè hai la sensazione che poi c'è chi riesce, delle generazioni più adulte, in quel momento a mettere a fuoco, c'è chi invece vive la storia appunto come un rumore di fondo, anche un po' stordente o noioso. C'è chi invece scarta in avanti e cerca di farla quella storia mentre gli adulti restano indietro o addirittura restano storditi e stupiti loro del fatto che i figli possano intraprendere certe strade, no? Fare certe scelte. Ecco, tutto questo, no, comporta il fatto che al fondo di tutta questa elaborazione appunto narrativa debba esserci, anche se non esplicito, il giudizio che se ne forma l'autore. Cioè il giudizio che l'autore non tanto ha dei suoi personaggi, ma appunto della relazione dei suoi personaggi con la storia, e quindi in qualche modo il giudizio che si è formato sulla storia della sua, del suo paese. Ora, non è che, proprio perché un romanzo non è un pamphlet e non è, che tu hai tra l'altro anche fatto una volta, mi ricordo che in anni in cui entrambi, parallelamente, senza saperlo, ci interrogavamo su cosa fossero stati gli anni di Berlusconi, tu, per un piccolo editore, avevi scritto un libro che mi aveva molto colpito, molto incuriosito, proprio provavi a fare i conti con quel pezzo di storia che stavamo vivendo, quasi in presa diretta, no? In un modo appunto panflettistico, in un modo, diciamo, di intervento militante, evidentemente, che è diverso da prima di noi. Allora, ecco, l'ho fatta lunga anche qua solo per dirti che, quando per esempio... Torniamo al tema del terrorismo adesso, anche perché appunto te ne sei occupato in altre circostanze, qui lo cogli in un modo ancora diverso. C'è questa scena, no, che vorrei leggere rapidamente, che dice così: occuparono case insieme a quelli di Lotta Continua, che per lo più le piacevano anche se erano troppo scalmanati.
Girò con Anna attorno a un condominio di 5 piani per qualche pomeriggio, verificando che non ci fosse sorveglianza. Qualche notte dopo vide i maschi del gruppo far saltare le porte e bisbigliare ai senza tetto «Dai, dai!», mentre lei teneva la torcia e pensava «Ma che cosa sto facendo? Lo sto facendo davvero?» e il fascio di luce gettava squarci nel buio. Il mattino successivo i ballatoi erano pieni di bambini. Loro difesero il palazzo dalla polizia con barricate e sassaiole, cucinarono pasta e riso e polpette e regalarono merendine. «Le case di lusso saranno popolari!» urlava uno striscione da ringhiera a ringhiera, e vinsero. Il comune diede gli appartamenti a chi li reclamava, liberò i compagni fermati negli scontri, ed era una gioia incontenibile vedere il nemico chinarsi di fronte alla forza del proletariato, nulla di astratto come nei libri o nei discorsi in statale, bensì uomini e donne veri che sapevano d'aglio e di sudore, appunto, no? Nulla di astratto, bensì uomini e donne veri, con cui tu fai conti, persone, personaggi, no? Suppongo, e qui ti voglio provocare, essendoti fatto un giudizio di certe scelte, un giudizio di certe stagioni, ma quanto e come poteva il tuo giudizio, o non poteva, non doveva, intralciare, ecco, la narrazione, come dicevamo, del fondale. Però immagino che tu, ancora più che in un pamphlet o in un saggio, ti sia chiarito, scrivendo, la tua posizione rispetto a certi eventi che non hai vissuto. E questo è molto affascinante, molto interessante, no? Perché nessuno ti chiedeva di essere esplicito, ma mi interessa che cosa si è mosso in te rispetto a questi che riescono, perché tu a un certo punto devi incarnare il loro pensiero, no? Ed era una gioia incontenibile vedere il nemico chinarsi di fronte alla ma tu, nella vita, immagino, come me, non ce l'hai mai avuto un nemico esplicito, un nemico patente, non so come, un nemico che chiamavi così. E forse possiamo anche esserne orgogliosi di non avere avuto un nemico esplicito, non lo so, adesso non voglio deragliare, però voglio dire che dovevi metterti dentro la testa di uno che sentiva proprio così in quel momento, che era incontenibile la gioia di vedere il nemico chinarsi, e seppure potevano stare dalla parte del giusto, usano un linguaggio che sta dalla parte del torto, non so come dire, no? Quindi adesso non è sugli anni 70 che ti chiedo, ma in generale proprio come quel giudizio che ti si forma o ti si chiarisce dentro, vale per Cercas, vale per Zambra, su pezzi di storia che non hai vissuto, intralcia o aiuta nella progressione romanzesca, diciamo, nel cantiere, nell'officina del romanzo? Allora, è una domanda molto complessa, e giusta e delicata nello stesso tempo. Io quando scrivo, quando racconto una storia, cerco nei limiti, ovviamente, della mia personalità, di evadere dalla griglia di un giudizio netto, sicuramente, di cancellare il più possibile il pregiudizio che posso avere su una determinata questione, non fosse altro perché appunto il lavoro del romanziere è calarsi in panni anche molto lontani dai propri, con appunto, dicevo, dei limiti, per cui mi risulterebbe estremamente difficile calarmi nei panni di un nazista, per dire, probabilmente non ci riuscirei, forse probabilmente per limiti artistici miei, non soltanto per limiti morali, diciamo più che limiti per giustezze morali, ecco, mettiamola così. Vero è che però i Sartori, e in generale il panorama del romanzo, è molto ampio, quindi è molto ampia la tavolozza anche delle scelte etiche, delle sfumature, e così, senza ricorrere alla vetusta e anche un po', a volte un po', se vogliamo, non dico vile, ma quasi idea che non esista davvero mai il giusto e lo sbagliato, è tutta una questione di sfumatura. Non mi è mai neanche tanto piaciuta questa idea, tende a essere sempre abbastanza liquidatoria e giustificatrice in maniera sbrigativa. Quello che per me era molto importante nel romanzo era cercare di massimizzare il contenuto di plausibilità, di realismo, in ogni scelta di ogni Sartori, qualunque fosse la sua posizione ideologica. Questo poi inevitabilmente su di me Giorgio Fontana, me essere umano e non solo me scrittore, ha avuto anche degli effetti positivi in termini, oserei dire, didattici, nel senso che mi sono proprio rimesso a studiare da capo tutto quello che potevo studiare di quegli anni. Quindi a volte il giudizio che avevo in precedenza si è chiarito e precisato ulteriormente, a volte si è complicato, a volte è rimasto sospeso, mettiamola così. Io credo che in generale uno scrittore è un po' impossibile che sospenda interamente la sua idea su qualcosa, non è neanche giusto, penso. Non è che noi siamo esseri umani che quando scriviamo astraiamo completamente l'attività di scrittura da ciò che siamo, e inevitabilmente i gusti o anche le idiosincrasie di ciascuno un pochino filtrano all'interno
di una produzione narrativa. Quello che è importante è che vengano limitati il più possibile, ovvero quando io intravedo che una mia fascinazione personale, un mio gusto, una mia posizione stanno scivolando troppo all'interno del flusso narrativo e il dato personaggio non pensa più come Renzo Sartori, ma un pochino troppo come Giorgio Fontana, quello per me è il segnale che qualcosa sta andando storto, sta andando assolutamente molto molto storto, e quindi mi blocco, mi fermo. Perciò, che dire, per il più possibile un romanziere dovrebbe tenersi al riparo da questa tentazione di elaborare quantomeno in forma esplicita, ma anche forse in forma implicita, un giudizio netto sulle scelte dei loro personaggi. Poi, se invece li analizzo dal di fuori, ma è come se analizzassi le scelte di persone reali all'interno dei vari momenti, quello ci sono e ci devono essere anche delle prese di posizione abbastanza nette. Quindi, per tornare a un esempio, durante la Seconda Guerra Mondiale, io da scrittore devo restituire l'incredibile difficoltà e la grande, anche la tragicità della scelta di Gabriele Sartori di fare l'imboscato invece che di unirsi ai partigiani e combattere o altro. Però, se mi chiedi chi è stato più coraggioso e giusto tra lui e suo fratello, che invece una mano l'ha data alla resistenza, la risposta ovviamente è stato più giusto la scelta del fratello. Però questo non deve filtrare nel libro, secondo me, perché deve, ogni scelta deve apparire nuda, cruda, limpida in tutte le sue sfumature. Poi sta anche al lettore, a seconda della sua indole, della sua sensibilità, elaborare chiaramente un giudizio. Un altro paio di domande, una proprio così molto tecnica e che avrà, a cui avrai risposto già ampiamente, no? Presentando il libro prima della quarantena, ma anche in versioni così su piattaforme online, eccetera, o ai giornalisti. Però mi interessa proprio come ti sei organizzato, cioè se avevi quei pannelli alle spalle pieni di post-it, se hai costruito degli scheletri di genealogie, perché una delle cose che sono state più apprezzate del tuo libro, ho letto anche una bella recensione, mi pare, di Mario Barenghi, che insomma non è proprio l'ultimo dei critici che apprezzava la forza dei personaggi, no? Cioè il fatto che li hai scolpiti bene, che non sono funzioni mai, che non si somigliano troppo, che non somigliano all'autore, cioè che hai prestato molta attenzione ai personaggi perché non si impastassero l'uno nell'altro, visto che sono molto numerosi, no? Allora, in questo senso, come hai lavorato su la parte, diciamo, di documentazione e anche di studio, hai detto proprio specificamente, quindi non solo documentazione ma studio, sono stati compartimenti stagni se a un certo punto le cose si sono integrate, eccetera? Allora, il lavoro di studio, io, mettiamola così, all'inizio, quando ho iniziato a ragionare su questo romanzo all'incirca 10 anni fa, avevo in mente come iniziare, quindi quest'idea di diserzione, fuga durante la rotta di Caporetto, e nebulosamente avevo idea di dove finire, quindi 4 generazioni dopo. Restava quel compito non esattamente da nulla di riempire lo spazio in mezzo sterminato che si era creato. Come ho fatto? Appunto, innanzitutto ho studiato parecchio i vari periodi storici, e nel frattempo elaboravo i protagonisti che mano a mano, l'ho proprio scritto cronologicamente, sono partito al 17, sono andato avanti agli anni 30, poi 40 e così via. Mano a mano preparavo delle tabelle, delle schede per ogni personaggio, integrando tutte le caratteristiche che mi venivano in mente con quello che passo dopo passo, continuando a studiare, poteva tornarmi utile. Esempi banali, a volte erano piccoli dettagli, il modo in cui una persona si esprime o la fascinazione per un cibo, per un luogo, qualunque cosa, contribuiva a rendere un pochino più spesso il personaggio. E quindi queste schede, redatte poi con date di nascita, morte, tutti i vari dettagli, anche a volte dettagli che sono stati epurati, parlavamo prima di quello che è stato tolto da questo romanzo, a un certo punto pensavo di aprire nuove linee narrative che poi sono state cassate, è stato un lavoro abbastanza complesso anche da questo punto di vista. Ecco, tutte queste schede di personaggi, a cui poi corrispondeva anche un albero genealogico, perché altrimenti mi perdevo pure io, essendo non tantissimi ma neanche pochi. Di fianco a tutto ciò c'era una grossa scaletta, proprio una struttura molto schematica ma estremamente precisa, per cui per ogni
capitolo di ogni parte del romanzo, io mi segnavo non solo chi vi partecipava, ma anche il periodo esatto che veniva a essere coperto. Perciò il lettore, non, salvo rari casi, non sa mai esattamente quanto dura un capitolo, se dura 2 giorni, 5 giorni, 10 giorni, un mese, ma io lo dovevo sapere per evitare incongruenze e soprattutto per essere estremamente preciso anche nel lavoro strutturale. Il lavoro strutturale per me è una cosa essenziale, è un tema su cui discutiamo spesso anche con il mio caro amico Marco Missiroli, perché anche per lui il lavoro sulla struttura è fondamentale, a volte molto sottovalutato, io credo, perché richiede un grosso sforzo anche artigianale, ma è indispensabile per imporre al romanzo un certo tipo di ritmo che non può essere sostenuto soltanto dalla lingua, che pure è cruciale, ma deve avere, soprattutto in una narrazione di un certo respiro, così un passo che quello che volevo dare io era un passo abbastanza brioso, mettiamola così. Tutto questo si può raggiungere solo se si ha un controllo il più possibile completo sulla propria materia narrativa. Quindi sì, se dovessi squadernare e mettere pubblici i file del retrobottega, ci sarebbero centinaia di migliaia di battute, di appunti, contrappunti, scalette contro scalette, davvero si è affastellato parecchio materiale, e anche banalmente libri sintetizzati e rielaborati, per cui una mole non da poco di saggistica, di narrativa, di memorialistica, e anche di interviste con persone che hanno contribuito, e molte le ringrazio alla fine del libro, a rendere la storia quella che è. C'è una frase con cui voglio chiudere, poi ti chiedo di leggere una pagina proprio per finire il nostro incontro, verso la fine del libro, ma non svelo granché, credo, comunque, insomma, fermami in caso, ma non penso. Ma a un certo punto c'è un personaggio, siamo ormai nel presente, nella prossimità del nostro presente, ma è sempre un romanzo che appunto legge comunque storicamente i fatti, quindi c'è una distanza forse anche più cospicua di quella che è data dagli anni, dal numero degli anni. Dice a un certo punto: e ora sfiorandoli si rese conto che, a differenza dei suoi parenti, lei voleva essere felice. Non voleva né l'anarchia né l'oblio, né il piacere né la salvezza divina, né il sapere né la poesia né la rivoluzione. Voleva soltanto essere felice. Una necessità misera rispetto ai dolorosi sogni dei sartori e forse un poco vile. Ma perché mentire? Voleva essere felice e comportarsi bene con gli altri abitanti del pianeta, nient'altro, no? Mi è sembrato, ecco, che qua questo prima di noi fosse in uno dei tanti passaggi del libro in cui si sente proprio riassunto, no? Questo prima di noi come eredità. Allora, un'eredità inconsistente, un'eredità immateriale in qualche modo, no? Per cui potremmo enumerare l'anarchia, l'oblio, il piacere, la salvezza, il sapere, la poesia, la rivoluzione. E lei, invece, questo personaggio, cerca la felicità. Mi piacerebbe che in questo caso tu ti esponessi, diciamo, fuori dal romanzo, no? Come l'hai guardato questo personaggio in particolare, che ha il coraggio di dirsi questa cosa che, magari detta ad alta voce, è anche un po' imbarazzante, no? Che voleva appunto essere felice. Se ti ha fatto tenerezza, se ti ha fatto sorridere, se ti sembra un disarmo, se ti sembra la verità di questi anni, insomma, giudica come se fossi il lettore del tuo romanzo. Un po' tutte le cose che hai detto. Innanzitutto è stato paradossalmente, mi sono imbarazzato un pochino anch'io scrivendola questa cosa, ma ho provato quasi un senso liberatorio nel mettere in bocca a un personaggio la sua verità in maniera così netta, semplice, senza fronzolo alcuno. Per cui Letizia, questo personaggio che poi è l'ultima dei Sartori, a un certo punto è come se venisse a patti con degli aspetti, a volte anche deteriori, della sua vita e probabilmente anche della sua generazione, che è la nostra, per cui una certa apatia, un certo individualismo, una certa incapacità di muoversi collettivamente o penetrare il reale o cambiarlo in maniera fattiva. Quindi anche un limitarsi così, una morale quasi epicurea, limitarsi alla propria, a coltivare il proprio orto, vivere in pace con gli amici e il resto degli affanni umani se ne stiano altrove. Lei stessa lo riconosce, forse un sogno un po' vile, forse, però è anche, come dire, è anche una onesta, un onesto riconoscimento di quel bisogno insopprimibile, io credo veramente, di non solo di ognuno dei Sartori, ma è una banalità, ma di ogni essere umano, di ritagliare la propria felicità individuale, senza la quale
è difficile anche essere compiutamente buoni con gli altri abitanti del pianeta, come vuole essere Letizia. Forse uno degli errori degli altri Sartori, qua è proprio un'opinione da lettore di me stesso, quindi forse la meno attendibile del mondo, ma proviamoci. Una delle colpe degli altri Sartori, non di tutti, ma di gran parte di essi, è stata di sacrificare un po' troppo questa felicità individuale nel nome di altri valori, valori politici, valori sociali, valori di famiglia, e quindi di fiorire meno di quello che avrebbero potuto come individui, come singoli. In questo c'è anche una misura di altruismo, c'è una misura addirittura di eroismo a volte. E in altri, in alcuni casi questa visione così propensa all'altro si coniuga con una felicità individuale, però non è mai esplicitata. Invece Letizia lo dice proprio chiaro e tondo, finanche brutale. Dice: io non voglio queste grandi, queste cose, non voglio assaltare nessun cielo, io voglio essere buona e felice, che già tra l'altro mi sembra un compito, un cielo tutt'altro che così, che scontato da assaltare. E quindi sì, quando lo scrivevo sentivo qualcosa che un po' vibrava all'interno di questi tempi e mi sembrava di averlo agguantato forse in forma parziale, senz'altro, ma era il momento in cui si compiva questa transizione tra quello che era stato prima di lei, più che prima di noi, e il suo modo di guardare al passato. Mi rendo conto che per il lettore, per così dire, massimalista o che cerca grandi morali in un romanzo sia un po' frugale come conclusione. Però per il lettore che invece accoglie le posizioni dei personaggi anche quando non risuonano con la propria, è comunque così, è comunque una posizione onesta quella di Letizia. Assolutamente. Allora ti chiederei appunto per chiudere di scegliere tu una pagina da leggere. Con piacere. Vi leggo proprio l'incipit perché è una delle pagine su cui ho lavorato di più in assoluto, nel senso che l'ho riscritta fino all'ultimo decine e decine di volte perché mi mancavano sempre dei pezzi, non sapevo cosa, e alla fine ho capito che mancava un certo tono carnascialesco che sono riuscito a infilare di sfuggita nelle prime righe. E siamo nella ritirata di Caporetto, stiamo per arrivare al ponte, non viene citato esplicitamente, ma al ponte di Codroipo. E parte così. Issatosi per un momento sul carro, il fante Maurizio Sartori guardò la massa di uomini che avanzava lungo la strada. Un ferito al suo fianco sputò e si calò l'elmetto sul viso, mentre un cane abbaiava al blindato, correndo con la lingua penzoloni. I cannoni abbandonati giacevano nella luce grigia. Tre commilitoni tornarono in colonna ubriachi persi, agitando sacchi di farina e salami rubati dai casolari e tocchi di formaggio sulla punta delle baionette. «Dio, che festa!» gridavano. Più in là, fin dove arrivava la vista, la piana era interminabile e confusa nella pioggia, e il fumo dei magazzini incendiati si avvitava in piccole volte. A ogni chilometro cercavano di aggiungersi gruppi di civili, ricacciati ai margini della strada o lungo i campi fradici. Le donne avevano sacchi di juta in spalla e pacchi sotto braccio, mentre bambini magri e sporchi tiravano palle di terra eccitati dalla fuga. La gente si univa a loro sgomitando, bestemmiando accanto a buoi e pecore e galline. Maurizio si calò di nuovo a terra e Ballarin gli strinse un braccio. «Allora d'accordo», sussurrò, «appena si riesce col calabrese». La croce di rame gli penzolava fuori dalla divisa e aveva gli occhi lucidi, sbigottiti, due sassi di torrente. Anche lui era ubriaco. Maurizio annuì. Poco dopo passarono il tagliamento. La colonna si era assottigliata per adattarsi al percorso e i blindati e i cavalli rendevano goffa la marcia. Tutti spingevano e intimavano l'un l'altro di spicciarsi, perché di lì a breve i genieri avrebbero fatto saltare il ponte. Ora la massa era impenetrabile e Maurizio ebbe un moto d'affanno. Si chinò dal parapetto per osservare un istante l'acqua cupa e turbinosa, la piena del fiume che li avrebbe difesi. Pensava, senza volerlo, ai morti. Quasi subito i morti smettono di somigliarci. Ne aveva visti tanti e nessuno aveva i tratti dei vivi. Erano incomprensibili e stupidi come bestie o pietre. Sentì il fiato mancare. E così, a inizio poi, tutto, viene da dire.
Ecco, il libro è, come abbiamo detto prima di noi, di Giorgio Fontana, pubblicato da Sellerio. È un libro che ha fatto già un bel percorso di attenzione di pubblico e di critica. E, insomma, sono molto contento perché ovviamente è assolutamente meritato. Credo che possa farne ancora di strada adesso che si può tornare in libreria. È un libro che può accompagnare l'estate, ma nel vero senso della parola, no? Perché uno entra dentro questa storia e può sostare a lungo dentro questa storia. Io ti ringrazio perché appunto abbiamo avuto in questo tempo, in questi anni, diciamo, varie occasioni di incontro, forse più pubbliche poi che private, ma tutte molto, molto stimolanti, anche su comuni passioni gobbettiane, insomma, su interessi storici in comune, appunto. Quindi sono molto contento, ti ringrazio e ringrazio anche la Terza Gora che, ecco, adesso riapparirà, credo, Marinella, forse Patrizia, per salutarci e siamo Io ai saluti. veramente voglio ringraziare tantissimo Paolo e Giorgio Paolo per una lettura veramente straordinaria, secondo me, di questo libro, a partire dalla questione del romanzo storico, che trovo veramente molto, molto giusta, perché sono tutti quelli di prima di noi dei personaggi che sono dei corpi proprio, che tu guardi, diciamo, quelle vite, perché sono delle storie per l'appunto di vite vere, non sono dei burattini che si agitano sul fondale storico. Quindi, anzi, è un'operazione, è vero, sono grata a Paolo per aver messo questo in evidenza, perché non è qualcosa che si incontra facilmente nei libri in cui c'è questo affresco per l'appunto storico così imponente, però non è un romanzo storico, come ci è stato molto ben spiegato. L'inizio è bellissimo, io avrei letto anche quella pagina dello sciopero a Milano, di cui leggerei esclusivamente l'inizio, perché pure è molto imponente, dà anche la misura della scrittura. Il corteo avanzava in silenzio verso Piazzale Loreto, compatto, vastissimo, mezza Milano rovesciata per le strade. Renzo spiava le persone in marcia, allungando e torcendo il collo, mentre ai lati del corso la polizia teneva le armi spianate. Si asciugò il sudore dalla fronte, incrociò lo sguardo di un celerino che gli fece un cenno di sfida con il mento. È veramente un libro assolutamente da leggere. Ora, Posso leggere due righe? sì, c'aveva una domanda da fare, poi ci sono No, alcune più domande. che una domanda sì ce l'ho. I personaggi maschili si è capito che sono romanzati ma veri in qualche modo. E i personaggi femminili? Questa è la domanda. Invece poi volevo leggere due righe che mi hanno molto colpito. A pagina 267, siamo ancora a Caporetto. Mentre Maurizio Sartori fuggiva, tu scrivi da Caporetto bestemmiando contro Dio e l'umanità intera. Le parole erano false, vera era soltanto la paura, vero era il viso di Luciano, vero il pane che portava. Questo mi è sembrato proprio una riflessione metaletteraria, però non uscita da un io critico, uscito proprio dallo scrittore, dal cuore profondo dello scrittore. Sì, Basta. quello è una frase che Gabriele, quando è imboscato appunto durante la seconda guerra mondiale, ripensa al padre, Maurizio Sartori, quello che disertò da Caporetto, che ha sempre avuto un atteggiamento totalmente come dire, respingente nei confronti delle parole. Per lui le parole sono fumo negli occhi, è un uomo Sì. d'azione, un uomo di fatti e così via. È quasi che rivendica la sua ignoranza come una patente, mentre Gabriele, che è un poeta, un letterato, poi farà l'insegnante di letteratura, ha una visione molto diversa. E lì, per un attimo, padre e figlio si confrontano se addirittura un poeta nel momento del pericolo assoluto si viene a trovare a pensare che le parole rischiano di falsare le esperienze e che poi il gesto vero di un amico è qualcosa di molto più profondo, allora vuol dire che siamo davvero in una situazione grave e delicata. Quanto all'altra domanda, allora io ho scritto anche esplicitamente le figure di Maurizio Sartori e di Gabriele Sartori sono non ricalcate, ma
ispirate a mio bisnonno e a mio nonno paterno. Tutti gli altri Sartori, anche quelli maschi, non esistono, non sono certo parte della mia famiglia, non ho mai avuto fotografi in famiglia, non ho mai avuto altre figure, e nessuno dei miei parenti fortunatamente è morto in Nord Africa. Le figure femminili ulteriormente sono proprio inventate completamente di sana pianta e non... E se c'è una cosa che credo di aver fatto in questo romanzo rispetto ai precedenti con più cura, che era un errore mio, una colpa, una colpevolezza dei libri, soprattutto in Morte di un uomo felice per legge superiore, era di non aver sviscerato fino in fondo le figure femminili. Qua mi sembra di aver fatto un lavoro più attento a questo punto di vista. Tanto più che, senza voler fare classifiche, spesso le donne dei Sartori sono molto più quadrate, ecco, positive, sensate, concrete e costruttive degli uomini. Gli uomini sono spesso autolesionisti, autodistruttivi, a volte anche dei sognatori irresponsabili o cose del genere. E questo è stato affascinante anche per me come scrittore. No, ma la domanda era per questo, perché le figure femminili sono molto forti e quindi mi interessava sapere se c'erano dei referenti, dei riferimenti oppure se erano state completamente inventate. Bene, No, complimenti. c'è Sono arrivati arrivata tutti i complimenti e quindi. una questione che chiede, cioè che dice che l'ultima, più o meno ricollegandosi anche a quello che aveva detto Paolo, l'ultima dei Sartori restituisce alla storia il suo senso nel momento in cui riconosce e rispetta la verità, che nel corso del tempo è stata rivestita da continui infingimenti. E di quella verità minore mi pare abbia rispetto. Sì, e allora qua camminiamo sul ghiaccio perché se, rischio di svelare troppo e di dire cosa succede alla fine, non vorrei, No, no, per cui ancora ci sono però credo curata. che sia un'osservazione molto, molto pertinente e molto sensata, assolutamente. È come Io se veramente. l'ultima Sartori donna trovasse le parole per dire quello che tutti quanti gli altri avevano cercato e non avevano trovato. Eh sì, si fa un po' carico Si fa un po' di tutta carico. questa storia. Sì, sono davvero contenta di aver pensato di mettere insieme Paolo e Giorgio perché è stata proprio una bella presentazione, una delle più belle che abbiamo fatto, anche se online. Grazie. Quindi No, è stato un bel dialogo, come dicevo, anche per me è sempre stimolante. Ci siamo trovati qualche volta a Torino, al Centro Gobetti, insomma, è sempre un'occasione bella per muovere delle domande che insomma, fanno bene, penso, alla nostra scrittura, al nostro ragionare su quello che facciamo. Quindi grazie a voi anche dell'occasione e a presto. grazie a voi, grazie Paolo, speriamo di vederci presto così da Fisicamente, eh sì. Ciao Paolo, sì. Ragazzi, grazie guardami questa mail che ti ho mandato, a tutti. La eccola. leggo, la leggo. Va bene. Ciao a tutti, ciao. Grazie ancora. Arrivederci. Grazie.